Fabrizio Dabu sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati. Grazie, buonasera, ben ritrovati. A breve si parte. Grazie e benvenuti al live, grazie per il raid. Grazie mille, buonasera, benvenuti. Come sempre precisi e puntuali, ci siamo. Si parte. Grazie mille, buonasera. Adesso ci trasferiamo in Spagna. Esploreremo la Spagna. Prendiamo questo carico.
Allora, ci... No, aspetta, non è questo. Eccolo qua. Prendiamo questo. La prima cosa che devo fare è quella di trovare un distributore di carburante. Devo fare il rifornimento. Take care, yeah.
Coca-Cola. Ah, ho sbagliato. Vabbè. Dovrei avere abbastanza gasolio. Non c'è il tipo qui di prima. Thank you.
Ha ragione, perché sul canale di chiamata internazionale non si fa il QSO, ovvero non ci si ferma a chiacchierare. Ha ragione questo operatore spagnolo.
Eh sì, ha ragione l'operatore. La divisione 14 è la Francia. Per qualsiasi riferimento per quanto riguarda la radio CB, vi consiglio di seguire i canali Twitch e YouTube di 1RGK539. È una stazione radio nella provincia di Napoli. Siamo entrati nella penisola iberica. Questo è il primo passaggio in multiplayer che sto effettuando nella mappa Iberia. E la stiamo esplorando insieme. In questo momento la stiamo esplorando insieme. Stavo per incastrarmi di nuovo. Ai 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 ai. Brutta cosa la distrazione. Sì, quasi quasi proseguo dritto. Altri 1200 km di autonomia, perfetto. Ok, allora possiamo anche proseguire. Coca-Cola. Sarebbero quelli lì che quando effettuano le chiamate sul CB fanno hola hola, che normalmente questo si fa per verificare quando quello strumentino che voi vedete sul CB, quel misuratore di campo, si utilizza la voce in uscita. Si dice che si testano i picchi di modulazione, quindi fanno questo hola, allungano la parola per vedere fin quanto sale questo S-meter, questo misuratore di segnale. E quindi tutti quelli lì che poi fanno hola hola, qualcuno per ironizzare fa Coca-Cola. Hola hola la hola hola. Coccorido questo qui, interessante. Ma
Com'è lo stream? Per gli amici che sono in chat, se gentilmente potete dirmi se l'immagine è fluida o se eventualmente frizza o ci sono perdite di fotogrammi. Ecco qui. Devo ricordarmi che in Spagna funzionano gli ultimi due caselli per i mezzi pesanti, altrimenti. Sbatto col camion su e non mi sembra il caso di andare a danneggiare il mezzo inutilmente. Se qualcuno eventualmente è interessato al discorso del CB, può contattare tramite Instagram il profilo di 1RGK539 e lì lasciate un messaggio un commento in uno dei post e vi saranno date tutte le informazioni possibili e immaginabili su come crearsi una piccola stazione radio. Questo a cui in questo momento voi state assistendo è il famoso fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche sull'atmosfera, che rimbalzano e raggiungono lunghe distanze. Questo è un fenomeno molto raro. Solitamente, infatti, sulla radio CB c'è assoluto silenzio, in quanto rispetto a 20 anni fa, 18-19 anni fa, le stazioni radio sono nettamente diminuite e calate. Grazie anche alla diffusione di internet e quindi lo smartphone e quindi lo spirito quello lì pionieristico, si dice così, della sfida della radio si è perso. Ad esempio, la radio rispetto al cellulare o ai classici social media, non è scontato. Mi spiego meglio. Con un apparato come il mio, che eroga 4 watt, normalmente possono sentirmi fino a un raggio di una decina di chilometri senza ostacoli sull'antenna.
E quindi le antenne, diciamo, se sono libere da ostacoli, il segnale, diciamo, giunge bene, escludendo ovviamente disturbi dei campi elettromagnetici dovuti a diversi fattori, e quindi la distanza si riduce di parecchio. Mentre invece nei periodi in cui la propagazione delle onde elettromagnetiche rimbalza sull'atmosfera e poi ritorna giù, ricopre lunghe distanze. Mentre invece solitamente questo fenomeno non avviene, o meglio è raro, e quindi la trasmissione delle onde elettromagnetiche avviene in modalità orizzontale, prettamente orizzontale. Perché vengono assorbite le onde elettromagnetiche nella parte verticale. Questo ovviamente è per quanto riguarda le antenne omnidirezionali a 360 gradi, come l'ho installata io. Mentre invece chi è radioamatore, quindi ha la patente, può installare sulla propria stazione un'antenna direttiva e ovviamente apparati di potenze nettamente maggiori. Parliamo di apparati dai 60, dai 40 watt, insomma, fino a 200 watt. E in più possono anche utilizzare amplificatori di segnale in uscita che arrivano all'incirca fino a 500 watt. Ci sono anche quelli lì più potenti, ma se non erro, in Italia pare che l'utilizzo di questi amplificatori di segnali, cosiddetti lineari di potenza, pare, e dico pare perché non ne sono certo, che non siano permessi, ecco. E quindi solitamente per poter coprire distanze enormi ci vorrebbero, a parte delle antenne enormi e poi degli amplificatori dei lineari di potenza di tanti e tanti migliaia di watt. Ovviamente però, anche quando c'è la propagazione, se io sullo stesso canale faccio la chiamata e ho 4 watt di potenza e c'è un'altra stazione che ne ha 10, 20, 100, 200, allora il discorso diventa molto difficile farsi sentire dalle altre stazioni. C'è poi da considerare anche che per quanto riguarda la propagazione del segnale delle onde elettromagnetiche, bisogna immaginare che fra due stazioni si crei un triangolo equilatero, cioè il segnale viaggia sia in senso orizzontale ma anche in verticale, quindi viene riflesso il segnale sull'atmosfera e poi viene riflesso e fatto scendere a terra. E nella zona fra questi due punti si crea la cosiddetta skip zone, ovvero un'area in cui non vi è la possibilità, diciamo così, di farsi sentire da altre stazioni. O meglio da quelle stazioni, perché poi potrebbero sentirci altre stazioni. Però in quel triangolo, fra quelle due stazioni che stanno modulando, come si dice in gergo, parlando, quando ci si trova nella skip zone, loro non ci sentiranno. O meglio, è abbastanza difficile farsi sentire con pochi watt.
un attimo solo. Grazie, grazie mille per l'host. Benvenuti. Thank you, sempre presenti, grazie mille, scusate un attimo, un po' di pazienza e ripartiamo subito. Grazie, un attimo solo e ci siamo. Ok, scusate ancora, ma... E come si sbandicchia. Ovviamente il segnale delle radio è analogico ed è grosso modo in tempo reale, arriva. Quindi non è digitale e non è non viaggia attraverso internet, ma semplicemente attraverso due apparati analogici e due antenne. ...720 km, ok, ce la facciamo, dovremmo farcela, diciamo così. Quando fanno i fischi o dicono hola, stanno monitorando i picchi di modulazione. L'asticella più va verso il rosso e più la potenza erogata è maggiore. La modulazione quindi più va verso la parte finale e si dice a fondo scale e quindi la modulazione uscirà in percentuale, quindi quando arriverà a fondo scala sarà il 100% della modulazione.
Oh, Gepo si sta avvicinando. Wikipedia. Uscita. Quella che state vedendo nel display lì è una radio CB. E in tempo reale sto monitorando il canale di chiamata internazionale della frequenza 27.555 in modalità USB, Uniform Sierra Bravo. In questo momento c'è la propagazione delle onde elettromagnetiche che rimbalzando sull'atmosfera, ricadono sulla Terra e raggiungono distanze notevoli. Non è una registrazione, non è una radio digitale o collegata a internet, ma semplicemente un apparato radio vintage che attraverso due antenne possono comunicare a grandi distanze. Ovviamente non è immediato come internet o quando si fa la telefonata, ma ci vuole anche tanta, ma tanta fortuna nel poter coprire distanze così lunghe, enormi, quando si invia un segnale radio nell'etere.
Adesso si accavallano le comunicazioni. Oggi la Spagna arriva veramente forte, anche la Francia. Mi meraviglio come mai la Germania stranamente oggi non si riesca a sentire. La seconda metro, trenta divisione costa mediterranea, Alicante. Le voci che ovviamente sentite un po' alterate è perché non sono in isofrequenza, non sono ben centrate. Per quanto io possa centrarmi su una stazione, però poi c'è sempre un margine di non precisione. Parliamo ovviamente di apparati non professionali, cioè non quelli lì dei radioamatori. Quindi parliamo dei CB, i cosiddetti baracchini, ecco, quelli che volgarmente o in gergo si chiamano baracchini, sono radio che trasmettono e ricevono segnali 27 MHz. E ieri sera arrivava con un segnale di segnale 8, il Brasile, la divisione 3, il Sud America, cosa piuttosto difficile da che si verifichi o che si sia verificata verso la stazione dove sono io, situato in provincia di Napoli. Ed è così, è un fenomeno particolare. Ciao, omonimo Fabrizio. Benvenuto alla live e ben ritrovato. In questo momento c'è un bel po' di propagazione sugli 11 metri, sui CB, i cosiddetti baracchini, e sto monitorando il canale internazionale di chiamata, il 27.555. Tutto ciò che ascolti è tutto in tempo reale, tutto in analogico. No internet, a parte la la live, e questo è un vecchio apparato radio President Jackson. L'ho fatto
mettere a posto da un amico radioamatore perché aveva la componentistica un po' datata. E adesso va una favola. Voilà, carissimo, ben ritrovato. Hola, hola, brecco, brecco. E grazie per l'hosting. Dunque, ok, perfetto. Scarico, vado a fare il rabbocco al mezzo perché ho quasi terminato il carburante. Vabbè che c'ho ancora più di 400 km di autonomia, però. È sempre meglio avere il mezzo pronto. Ecco qua. Faccio un parcheggio rapido e vado a fare rifornimento subito al mezzo e compro anche un garage. Perfetto. Ah, la Catalogna addirittura. Ah, però. Ah, ma qui ho sbagliato strada. Ah no, giusto, giusto. Oh via, si fa carburante, si fa un bel rabbucco e qua. E qua ne vedremo delle belle. 1,09 € al litro. Vediamo un po' quando ci viene a costare. Almeno un migliaio di euro sicuramente. Oh, preciso. Acquistiamo il garage e poi Grazie.
in tempo reale. Quello che state vedendo nel riquadro è un CB e tutto ciò che accade accade in tempo reale. La modalità è analogica, non sfrutta internet, non sfrutta la fonia, assolutamente. È un contatto che avviene tutto in tempo reale. Ma hola, quelli lo fanno perché alcuni lo fanno perché provano gli apparati per vedere i picchi di modulazione, cioè il misuratore di segnale che tu vedi ha una scala. Quella scala, oltre a misurare il segnale, il segnale ricevuto, misura anche la modulazione, cioè con quanta percentuale del tuo segnale sta uscendo. E quindi per vedere questi picchi si mettono a fare questo famoso hola hola. Hola hola che dalle tue parti fa la hola hola. E quindi è per questo che diciamo così danno un po' di fastidio. Ciao Manuel, buonasera, ben ritrovato. Grazie per essere passato qui in live, essere passato a salutarmi. Bonsoir, bonsoir, anzi, buenas tardes. Forse si dice tardes in spagnolo. Ah, è vero, hai ragione. Dalle parti tue si dice erpaninozzo. Allora, vediamo un po'. Intanto facciamo un po' di riparazione al mezzo, alla faccia, bella usura. Allora, vogliamo cambiare un po' la vernice. Che cosa dite? Chatten, allora vediamo un po' se per voi va bene. Vediamo, vi metto a votare qualche paint job o vernice. Allure. Vediamo un po', voi ci siete? Sembra molto kit. Il giaguaro, what is this? Ah, Iberia. Ah, ecco qua ragazzi, abbiamo messo uno dei premi, diciamo così, ricevuti durante la come si dice, della Iberia, della mappa Iberia. Vediamo un po' qui se c'è qualcosa di iberico. Allora, ho questo. No, non c'è niente di iberico. E allora direi di lasciare questo. Si è incantato il disco.
Ottimo, mi raccomando, sempre in gamba, eh. Concentrati sui compiti, non ti preoccupare che qua tanto non è un problema se stai facendo altre cose. Anzi, quelle cose che stai facendo sono molto ma molto più importanti di quello che sto facendo in questo momento. Decisamente più importanti. Vabbè, si è inventato il cocco qua. Ok. Ok, vediamo un po' di trovare qualcos'altro. Bella però, la skin della Iberia. Perfetto. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di buono. Ok, allora, Madrid. Andiamo verso Madrid. Per voi amici che siete in chat, se vi va, passate per il canale di 1RGK539, che è la stazione, è una stazione radio, dove viene trattata in maniera molto più approfondita, diciamo così, la parte questa qui della radio CB. Se vi fa piacere, fate un salto. Insomma, c'è sia il canale Twitch, anche Facebook, la pagina Facebook e YouTube ed Instagram. Eccoci qua. Allora, la cava, dobbiamo prendere il rimorchio. E qui sono dolori se ci blocchiamo. Si va a Madrid. Ok. Dov'è? Ah, dall'altra parte.
Devo entrare in retro qua. Queste sono le cave della mappa Iberia. Vai, tranquillo, vai, non ti preoccupare. Fai prima tutti i compiti che devi fare, così dopo stai libero e ti puoi anche rilassare in maniera molto più rilassante. Sì, sto facendo il multiplayer in questo momento. È l'ultima trasferta che faccio qua, l'ultimo carico. Poi riprendo domani. È il server Simulation 1. A mappa è quando lagga sta mappa. Dopo non credo perché sarà un po' difficile perché l'ho fatta già adesso. Ci si organizza che c'è anche il convoglio di venerdì. Quindi hai voglia a farsi un bel giretto in compagnia a cor, come si dice dalle mie parti. Una cosa in amicizia. Per il convoglio ho un'idea, ho già pensato a come farlo. È una cosa che però deve essere fatta al momento.
Però comunque magari sicuramente poi terremo in considerazione, insomma, io non so, però vedrò un pochettino se riesco a far migliorare un pochettino la cosa con diciamo così, con il modo di gestire la cosa che ho pensato. Sì, no, boh, ma è normale. Tu sei il gran maestre, il super direttore. Vabbè, soltanto si tratta di organizzazione. Manuel, ma la TLI ha una pagina o un gruppo Facebook? Se sì, mi mandi tramite messaggio privato il link della pagina perché dovrei inserirlo nei riferimenti della live che pubblicherò venerdì. Mi serve nella descrizione di Twitch e YouTube. Se mi fai questa gentilezza. Così inserisco pure loro perché li ho inseriti, però non so se hanno una pagina. Hanno Instagram, perfetto. Allora, se mi mandi il link tramite messaggio privato, così io poi almeno un canale social loro lo mettono. Messaggio privato perché il bot ti blocca il messaggio. Mi mandi il link e poi io lo preparo e lo metto in descrizione. Che poi mi manca pure quello dell'altro di Pio. Poi appena lo trovo in live venerdì gli chiedo se hanno un gruppo. Ho un canale social così, insomma, da poter, come dire, venire incontro alle esigenze un po' di tutti quanti. Faccio un po' di pubblicità.
È vero che sono poche persone che magari guardano il video, però sai, tante volte. Va bene anche Instagram, va bene, perché Discord poi non so se il server, non avendo loro messo inviti così. Diciamo, vorrei preferirei ecco più utilizzare Instagram che almeno chi vuole passa lì se dà un'occhiatina. Ok, perfetto. Dopo quando finisco la live lo prendo e lo inserisco nelle descrizioni dei video. Thank you, thank you. Ragazzi, ma da voi com'è il tempo? Qua oggi a Napoli è un po' nuvoloso, però la temperatura si è alzata. Si inizia a sentire il calore. Ah, quindi più o meno il clima è molto simile. Si sta bene, qui 27, quindi siamo più o meno lì. Sperando che non venga a piovere per troppi giorni. Però una boccata d'aria fresca sicuramente ci vuole. Fresco ma non freddo. Altrimenti poi le colture ne risentono. Urca, che segnale. 9,9 più 10. Mamma mia. Questi segnali me lo fa normalmente chi sta nel raggio di 5 km dalla mia antenna. La propagazione ballerina ha degli alti e bassi in alcune situazioni. Per oggi è un po' più stabile. Ieri era bassina. Ragazzi, il volume della radio CB è troppo alto. Fatemi sapere perché eventualmente l'abbasso un po'. Se è fastidioso, scrivetelo in chat che lo riduco un po' il volume. Ok. Gatto Picchen. Mi sa che Gatto Picchio se n'è scappato. Ok, l'importante è che il volume non è assillante. Che non vi sta stonando le orecchie. Sta mappa dà certe botte di laggate. Mamma mia. Sarà forse l'ultimo aggiornamento che è diventato molto più complesso, però noto che qua ogni tanto tende un pochettino ad affaticarsi
la partita, insomma, c'è come un rallentamento. Bei segnali stanno facendo oggi. Ottima la provocazione. Propagazione. Yeah. Non ho nemmeno finito di parlare. Ecco, si è ridotta. Ecco qua. Non è mai stabile. Alemagna, ovvero la Germania detta in lingua spagnola. Olé! RM sarebbe Radio Mike, anche se dovrebbe essere Romeo Mike. Secondo l'alfabeto internazionale. Ecco. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, eccetera, eccetera. Alfa Charlie, che sarebbe AC Ancona Como. Ad ogni numero corrisponde una nazione. 1 l'Italia, 3 il Brasile, la 14 la Francia, la 34, se non ricordo male, è la Germania, eccetera eccetera. Se vi va, seguite il canale di 1RGK539 e lì poi
sarà un canale dedicato prettamente alla radio, dove ci sarà un bel po' di materiale da vedere. Hello, hello, live on Twitch, Dub Logistica One, over, over. The sound that you hear now, this is a real CB radio. Raffa raffa. La divisione 30 invece è la Spagna. Portogallo è l'unica nazione che fino ad ora non sono mai riuscito ad ascoltare. Mi sono arrivati segnali e segnaloni dal Brasile. Mi sono arrivati altri segnali da diverse parti del mondo. Ho collegato 15.000 chilometri con pochi watt in antenna. Sono soddisfazione. La maggior parte di questi qui arrivano con potenze degli apparati superiori 4 watt. Segnaloni 9 9 più 10, solo questi sono segnali belli, corposi e gagliardi. Che segnali, assurdo, picchi di 9 9 più 10. Ad esempio, è molto più difficile riuscire a parlare con il Nord Italia o
la Sicilia, piuttosto che parlare con la Spagna, la Francia, la Germania, il Brasile. È così, è perché è come se si creasse un triangolo rettangolo, o un triangolo più in generale, diciamo così, tra la stazione che invia il segnale e la stazione che riceve. Il segnale che riflette sull'atmosfera e quindi viene fatto rimbalzare in un punto lontano. E fra le due stazioni si crea la zona skip, cioè la zona muta, nella quale io ricevo il segnale, ma se parlo o invio il segnale, loro non mi sentono. Skip zone. Ecco, l'ho messa anche l'eco. Mamma mia. Mamma mia, che macello. Ah, eccoci qua. A posto. Oh via. Allora. Grazie a voi per avermi seguito in questa live qui su Twitch. Vi ricordo i miei canali social, Dub Logistica, Facebook, Instagram, YouTube. Poi vi segnalo due gruppi amici di Facebook che sono la Danke Transport SRL, l'Angolo dei Simulatori. Se vi va, seguite anche l'amico Marco, Marco Gamer, per chi guarda
questo video su YouTube, troverà tutti i link in descrizione. Bene, per oggi è tutto. Come sempre io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima live. Per qualsiasi cosa, qualsiasi commento, potete scrivere sui miei canali social, Instagram, sulla pagina Facebook. Grazie ancora per avermi seguito e vi auguro una buona continuazione.